vita mia è lungo tempo. Io sto dietro il vetro che sto cantando, a un certo punto al di là del vetro vedo arrivare una donnina con un cagnolino in mano e si mette a un angolo. Finisco di cantare, vado in sala e chiedo al mio produttore Antonio Coggio, dico: beh Tony, allora il pezzo così era, sì, la voce così. E guardavo sempre questa donnina all'angolo con questo cane. Alla fine ho chiesto a Coggio, ho detto: Tony, ma chi è? Mia Martini. Mia Martini, dico, ma come? C'è Mia Martini e noi stiamo qua. Sono andato da lei quasi con reverenzione, in ginocchio insomma, e lì è cominciato un rapporto. Lei è rimasta, pensa, tutto più di un mese con me a farmi i cori. Il primo album, Siamo Meridionali, ha tutti i cori fatti da Mimì. E chiusa fuori, chiusa di... La prima cosa che ho scritto, tra l'altro, era un pezzo che doveva cantare Loredana, si chiama Guarirò, guarirò. E lei lo sentì e dice: no, questo lo faccio io. E figurati, per me ero felicissimo. E lì mi accorsi che era un mostro, nel senso che questo pezzo è abbastanza difficoltoso. E lei lo faceva con una naturalezza assurda. Quando l'ho conosciuta io aveva già deciso di smettere, diciamo che queste voci si erano ormai sedimentate non solo negli addetti ai lavori, ma anche in certe radio, anche piccole. Cioè fra di noi non è vero che, insomma, che c'è questo feeling, questo amore. Sì, se le cose vanno bene io sono molto amico, però quando c'è qualcuno che va male viene messo fuori dal giro e nessuno ti aiuta in quel momento. Lei è tornata alla grande, perché in realtà non era, lo aveva deciso lei di auto-escludersi, per cui è sempre stata una grande. Lei appena le davi un microfono, ed è stato anche, tra virgolette, bello il fatto che lei abbia poi, per campare, abbia deciso di cantare in trattorie, in ristoranti, perché l'abbiamo fatto tutti. Bisogna farlo quando sei fuori dal giro, quando sei in disgrazia, diciamo. E questa è stata la sua forza, secondo me. Poi stavamo in tournée, domenica avremmo dovuto suonare a Rutino, credo, vicino Salerno. E io sto... Quella domenica era l'una, mi ricordo, c'era il TG. Sto uscendo di casa con la chitarra e vedo Mimì in TV. Ah, dico, stanno pubblicizzando. Invece era il concerto, invece era accaduto quello. Contemporaneamente suono il telefono e mi avvisano del... Cioè, quel venerdì, maledetto, se qualcuno di noi avesse... Io, Nando Sepe, che era il suo manager in quel periodo, qualcuno fosse andato lì a darle una mano, magari non sarebbe successo.